Ciao ragazzi, oggi siamo qui con un nuovo video e siamo qui per sfidare il portiere di YouTube Italia. Signori, eccolo. Qua rimbomba tutto, eccolo. Main event, sembra WWE. Signori, eccoci qua. Com'è ragazzi? Bentornati, bentornati. L'ultima volta che vi ho visti. Sei ospite nel nostro canale, a questo giro ti ringraziamo. Mamma mia, signori, mi hanno invitato a casa. L'averci concesso la presenza di un portiere così importante. Oggi Fabio ti sfiderà, come ti senti? È bello carico qua, è bella tosta, sicuramente non tornerò normale. Grazie. Non tornerò normale dopo oggi, avremo un paio di giorni da passare qua, quindi vedremo come reagirò di corpo, di fisico e naturalmente nel vostro campo come sarà. Questo iniziamo già a crociare la porta, quindi già mi piace, però vediamo come si comporta lui, come mi comporto io, come vi comportate voi due in cabina di regia. Niente, come funziona sta sfida? Per quanto riguarda la prima sfida saranno degli shootout in cui Fabio avrà 7 secondi di tempo per andare a battere Ragnar e vedere se appunto riuscirà a segnare oppure no. Sono 10 shootout in generale, vedremo come se la caveranno i due ragazzi. Vedremo anche come se la caverà Ragnar col pallone a rimbalzo controllato. Vediamo, si ferma immediatamente. Insomma, un ostacolo in più per il portiere più forte di YouTube Italia. Posa il pallone, quindi pallone ufficiale del calcio a 5. E te lo diamo subito, rag. Eccolo qua. Quindi, questo qua, signori, non puoi sbagliare, casa tua. Mi raccomando, perché poi un giorno verrà da me. Però poi c'era un avversario che. Comunque, detto questo, signori, condoglianze. Lo sanno, ma basta, è inutile che anche lo dico. Che vinca il migliore. Ora ragazzi, ho impostato i 7 secondi, a breve darò il via. Allora è tutto pronto, questa volta non al palazzetto dello sport di Baricella, bensì a Bergamo. Vediamo come se la caverà il giovane atleta classe 2002 nei confronti del portiere più forte di YouTube Italia. Allora 3, 2, 1, vai. È partito ora, Fabio punta subito velocemente, Ragnar la pinta da sola e poi la palla si perde. Sull'esterno della rete, bellissima la giocata di Fabio che fa fuori secco Rag. Come l'hai vista, Rag? Molto rapido. Bene, ora c'è la mia risposta. Aspetta, la cosa più facile, forse Fabio, qua il tiro con il destro. Sul mancino forse sarebbe andata diversamente. Si vede che è a suo agio, si vede che nel mondo del futsal il pallone è più piccolo. Insomma, vediamo come se la caverà Rag. Va anche molto più veloce rispetto al pallone di calcio a 11. Allora 3, 2, 1, vai. È partito Fabio, solida conduzione col sinistro. Se la sposta sull'esterno. Quanto manca? 3 secondi alla fine, la palla si perde nuovamente sul fondo. Fabio non riesce a beccare il centro della porta. Sì, con i secondi riesce a rimanere anche nei tempi. Bravo Ragnar in questo caso a non andare giù troppo in fretta. Ha coperto bene la porta, lo sa anche lui, lo dice. 3, 2, 1, vai. È partito nuovamente il controllo con la sola. Questa volta guarda Ragnar, ci pensa un po', va sul destro. Cerca lo spazio per tirare, ma manca pochissimo. 1, 0 e sulla sirena arriva il primo gol di Fabio. Incredibile, proprio allo scoccare dell'ultimo secondo di gioco riesce a eludere così l'intervento di Ragnar che va a terra. Come l'hai vista, Rag? Mi sono dimenticato del tempo, devo riportare. Sì, è bravo, perché ha avuto un buon momento di calma. 2-1. Ha giocato con l'orologio qui, Fabio, e ce l'ha fatta, fortunatamente per lui. Andiamo con il quarto. 3, 2, 1, vai. Parte sempre con la classica conduzione, guarda Rag e lo spiazza secco questa volta dopo 3 secondi di gioco. Rag non se l'aspettava, aspettava il duello in 1 contro 1, duello che non è arrivato. È arrivato invece il secondo gol di Fabio. 3, 2, 1, vai. È partito ancora il controllo con la sola, guarda Rag, la finta, il doppio passo, la palla rimane lì, attenzione, manca 2, 1, il tiro, Rag tocca, provvidenziale qui l'intervento col polpaccio destro, se non ho visto male, che devia sul fondo. È venuta prima Ragnar in questo caso, ha chiuso le gambe prima, sapeva che Fabio stava aspettando soltanto quel buco lì, molto attento il portiere. È rimasto in piedi fino all'ultimo, molto bene qui, il portiere milanese si può dire. Sesto tiro, vediamo se Fabio riesce di nuovo a pareggiare le cose. 3, 2, 1, vai! Parte ancora, guarda subito Rag, fa finta di tirare, cerca lo spazio per il destro, va sul destro, tocca Rag, ma non è sufficiente perché Fabio fa il suo terzo gol. Bellissima qui la sfida, bellissimo il duello, Rag-Fabio. Questa volta Fabio ha deciso di guardare negli occhi Rag, di sfidarlo, è rimasto fino in piedi però, bene, il portiere. Peccato, ci è arrivato pure abbastanza bene Rag su questo pallone, poi è stato anche un po' fortunato qua Fabio, possiamo dirlo. Di nuovo parità, 3, 2, 1, vai! Parte Fabio, il controllo con la sola, guarda sempre Rag, si sposta la palla sull'esterno, ora temporeggia un po', gioca col cronometro, ma non c'è tempo, ora cerca lo scavetto! Rag capisce tutto, ma anche qualora il pallone fosse entrato, non ci sarebbe stato il tempo a sufficienza per convalidare questa rete. Ragnar non può subire un'umiliazione del genere, Fabio qua un po' troppo spavaldo. Si accettano scommesse, secondo te questo lo fa? No, Ragnar para anche questo. Se Rag para questo, deve venirci a farci un urlo in telecamera davanti alla nostra postazione, Rag. 3, 2, 1, vai! Parte subito Fabio, la conduzione, Fabio punta secco Rag, lo spazio sul sinistro, non lo trova, poi rientra sul destro, la punta, no! Arriva il gol di Fabio qui! Volevo l'urlo di Rag in telecronaca, in telecamera, ma non è arrivato, cavolo! Non so come l'avevo pure toccato! Fabio qua se l'ha giocati quasi tutti i 7 secondi, è partito anche leggermente prima, stai attento che... No, stai rischiando. No, vale, però... Rischia la penalizzazione! Stai attento! 9 tiro, 4 a 4. 3,
2, 1, vai. Parte uguale, parte sempre col sinistro, non vuole usare il destro. Guarda Rag, ora va secco. Dal lato destro di Rag, lo infligge così. Per la prima volta Fabio va avanti, attenzione. Ancora una volta ha cercato questo tiro di prima. 3, 2, 1, vai. Partito ora, attenzione Fabio, guarda Rag, va sul sinistro, attenzione Fabio, e arriva il gol, gonfia l'esterno della rete, 6-4 Fabio, Rag non può nulla. Prime impressioni, allora non riesco a orientarmi bene con le linee, cioè sembra tipo di coprire la porta, poi invece tipo riesco, tipo i primi gol sul primo palo, io pensavo di essere ben oltre, e quindi dico cavolo, ormai se tira la sbaglia, cioè non entra, invece tu invece come l'hai vista? È stata una bella sfida, ma dato che comunque magari non vedendosi troppo vicino era più facile segnare, quindi e comunque quando mi copri lo specchio è più difficile. Beh ovviamente. Sì, comunque scattandosi c'era ancora lo spazio per segnare. È comunque stato bravo, si vede che comunque è il suo campo di casa. Comunque per spezzare una lancia a favore di Ragnar si può dire che questo non è un campo ufficiale di calcio a 5. Anche per questo non riuscivi ad orientarti con le linee. Quindi sì. Vabbè, però dai, tutto sommato è stata comunque competitiva fino alla fine, dai. C'è da dire, la prima sfida è stata bellissima ragazzi. Adesso però bisogna andare con la seconda. Vediamo come ve la caverete con i tiri da fuori in movimento. Allora ragazzi, datevi battaglia ancora una volta, date spettacolo. Io qui mi aspetto una reazione di Ragnar. E qua secondo me è un po' più difficile segnare. Adesso devo per forza vincere, Allora proiettiamoci all'interno di quest'altra sfida. Il pallone questa volta lo diamo a Fabio. La concentrazione negli occhi di Fabio che ora guarda fisso Ragnar. Ragnar guarda fisso quest'ultimo. Sembra una Pulp Fiction di amore, ma non è così. Sembra un episodio di Dragon Ball, tipo con Gabriele testa. Allora 3, 2, 1, vai. Controllo con la suola, molto leggero, e fa partire una bordata che trafigge Ragnar. Qui molto bene Fabio, pensavo che avrebbe strozzato il tiro perché se l'è allungata poco. 3, 2, 1, via. Sempre classico tocco morbido e la risposta di Rag che ci mette le manone. Ha cambiato angolo Fabio in questa circostanza. Ma lo vedremo un tiro da futsal, un tiro con la punta. Nel movimento faccio più fatica a spostarmela e tirare di punta spostandomela lateralmente. Mi trovo meglio a calciare così ovviamente, essendo abituato a calcio. Fabio subito col mancino, tocca Rag ma non è sufficiente. Insomma vicinissimo al secondo intervento utile consecutivo. Parte ancora Fabio, il controllo con la sola, guarda Rag, fa esplodere il mancino. Rag in spaccata quasi riesce a deviare lateralmente e la palla si perde verso le gradinate. È iniziata bene pure questa sfida ragazzi, ancora 2-2, ancora tirata questa partita. Dunque vediamo, dopo che Fabio ha vinto la prima sfida adesso si decide tutto all'ultimo tiro. Se Rag para vince lui, se Fabio segna vince Fabio. Si avverte molta tensione, Fabio vedo con uno sguardo un po' indeciso, non lo vedo convinto, guarda Ragnar invece che sguardo da gladiatore. Fabio il controllo con la sola, il mancino, Rag tocca ma ancora non è sufficiente e vince la seconda sfida ancora Fabio. Non ce l'aspettavamo, io non me l'aspettavo Rag, neanche Fabio se l'aspettava. Bellissima la sportività del giocatore del Balsa. Però posso fare di meglio, mancano due sfide, non posso più perdere. Rag, qual è la difficoltà che hai incontrato più spesso ora passando dalla porta del calcio a 11 a quella del calcio a 5, se posso chiedertelo? Posso dire la verità, non mi sta mettendo in difficoltà la porta a 5, il pallone principalmente è un pochino più stretto, quindi magari quelli che vai a toccare di solito sono impatti maggiori, non vanno a scheggiare, cioè li blocchi o vanno via o vanno a rimbalzo e spari via il pallone. C'è una cosa, tendo a mettere il gomito o tipo il inconsciamente a mettere tipo a evitare di buttare tipo l'osso diretto al terreno. Non ho mai usato copri niente, quindi lo vedo come un vincolo. Ah niente, dai, è andata bene. Adesso vediamo. No beh, dai, è stato bravo. Altre sfide. Adesso introduciamo quindi quella che è la terza sfida, vai Fre. Allora come terza sfida vi introduciamo i tiri liberi, una cosa che va molto di moda insomma nel mondo del calcio a 5. Adesso vediamo se avrà imparato anche a calciarli e vediamo anche insomma quale sarà la risposta di Ragnar che viene da due sfide negative. Sono delle belle sfide ragazzi, ci stiamo divertendo molto. La concentrazione del numero 11 che adesso può partire, è tutto pronto per il momento decisivo, il momento che può decidere una stagione. Parte ora Fabio col mancino, spiazza Rag che non avanza, decide di mantenere più o meno la postura. Sì, ha deciso di non optare magari anche per battezzare un angolo, poi chiaramente il tiro libero di solito si cerca di prendere più specchio possibile. Fabio comunque ha tirato bene, l'ha tenuta bassa, l'ha messa nell'angolino. Secondo tiro libero, vuole tirare subito Fabio, c'ha fretta, vuole andare a casa a mangiare la pasta e fagioli. Fabio parte il mancino, che parata di Rag che con la coscia sinistra insomma in estensione riesce a deviare lateralmente. Questo è un vero e proprio miracolo. Nel miglior tiro di Fabio troviamo anche la miglior risposta di Ragnar che adesso è pronto a continuare su questa scia positiva. Parte Fabio col mancino, trafigge Rag che tocca ma non è abbastanza. Adesso è 2-1 per Fabio. Va Fabio, Rag! Adesso siamo 2-2. 2-2, questo 2-2 che si ripercuote in continuazione, adesso è il tiro decisivo.
Fabio. Parte col mancino! Oh! E qui la parata incredibile di Rag, oh, che con la manona destra devia lateralmente. Ma che parata ha fatto Ragnar qui? Miracoloso Ragnar. Non potevo perdere! Non potevo, siamo ancora in vita fino all'ultimo. Miracoloso, oh, Ragnar, non muore mai. Lo dice anche lui, l'immortale, ancora una volta si dimostra tale. Grandissima parata con la mano destra. Fabio neutralizzato ancora una volta. Tantissimi meriti al portierone. Monumentale, complimenti, Rag. Abbiamo fatto bene tutte le sfide lì per lì. Però alla fine un centimetro, un chilometro, l'importante è vincere sempre. Quindi hai sempre superato di quel tassello. Adesso è toccato a me. E mo, ragazzi, i rigori sono difficili, però è la sfida più difficile. Ora Rag per pareggiare la sfida, Fabio per chiuderla. È casa tua, eh. Tu devi per forza vincerla sta sfida. Tu devi per forza vincerla. Fa come ti aspettavi la sfida, sta andando benissimo, ma pensavi che sarebbe potuto andare così o sta andando meglio delle aspettative? Sì, la sfida sta andando bene, comunque diciamo che le sfide comunque sono molto difficili per Ragnar, comunque tiri liberi, shot out, sono in una posizione di vantaggio io, quindi è giusto che sia più in difficoltà lui, anche perché ovviamente il mio campo ci sono un po' più abituato. Comunque sta andando bene, belle sfide, sempre equilibrate, adesso vediamo con l'ultima come andrà. Andiamo con i calci di rigore per vedere se effettivamente Ragnar riuscirà a pareggiare le sorti di questa partita. Siamo 2-1 con le sfide in totali. Ragazzi, datevi battaglia, buona fortuna entrambi. Siamo abituati al peggio, vedremo se riuscirò a battere. Parte Fabio, dice tira a sinistra, oh! Ed è così, palo! Sposta la porta, Fabio. Adesso quanto è difficile a livello psicologico risollevarsi dopo un errore così grosso. Fabio, il sinistro tenebroso trafigge Rag, che aveva intuito l'angolo ma non è andato giù abbastanza in fretta. E la palla gli passa praticamente sotto il fianco sinistro. E adesso siamo pronti col terzo tiro. Dice chiude Fre, vediamo se è così, ed è così. E la mette sotto il set. Spiazza Ragnar e fa 2-1 e vantaggio Fabio. Curiosa questa tecnica da parte di entrambi di proprio giocarsela su praticamente un campo di calcio a 11. Però bella sfida lo stesso, ci stiamo divertendo tanto. I ragazzi stanno tirando bene, Fabio sta tirando molto bene. Quarto rigore, Fabio può mettere un'ipoteca sull'incontro perché qualora facesse gol, insomma. Finisce qui, parte Fabio col mancino alla finta e chiude ancora e spiazza ancora Rag e mette un'ipoteca sull'incontro. Vince Fabio, ma adesso c'è l'ultimo tiro, insomma, anche per una presa d'orgoglio da parte di Rag, che vuole accorciare le distanze e non vuole finire sul 4-1, bensì sul 3-2. Se dovessi pararla sarebbe ancora quel di un gol. Questa la sbaglia. Rag è concentrato, dice che la sbaglia. 3, 2, 1. Parte Fabio col mancino! Ancora sotto l'incrocio. Come calcia Fabio però. Ho fatto vedere che sa mettersi in mostra davanti a campi così. In una partita forse mi troverei meglio, cioè in situazioni diverse con giocatori, forse a differenza magari dei tiri liberi. Non so perché dico sta cosa, ma mi ispira di più il movimento, il gioco. Cosa che magari alla porta 11 dici, non lo so, il tiro, la giocata, non lo sai come va a finire. È sensato, cioè quello che comunque ti muovi rispetto anche ai tuoi difensori, cosa fanno. Esatto, perché spesso tipo nella porta 5 io mi muovo anche in base a il difensore che è lì, io do la copertura come se fossi un uomo in più, cioè faccio il difensore aggiunto. Per quanto riguarda Ragnar, la scelta di optare per battezzare un angolo stile calcio a 11, com'è che magari hai deciso di optare per questo, magari non aspettare il tiro e andare più con i riflessi? La distanza è molto corta, devo dire la verità, quindi ho detto se becco l'angolo, magari sai il secondo rigore dovevo pararlo, però gli altri ho sbagliato e mi ha segnato. Ovviamente mi trovo davanti a uno che gioca a futsal e si vede comunque. Adesso ragazzi diamo le votazioni ai giocatori che oggi hanno giocato in campo. Parto io, parto con Fabio. Che senso? No, che cazzo? Numero uno. Okay. Numero uno. Okay. E poi Rag. Però le votazioni. Rag do il massimo che abbiamo qui a disposizione. Perché? Ma così battezzato. Mi sarete la scala di valori. Allora ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questo video. È stata una bellissima sfida. Io vi ricordo di mettere mi piace se il video vi è piaciuto. Condividete, commentate, attivate la campanella. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale di Ragnar. Signori, dai, cresciamo tutti quanti. Merita. Ho detto un mese nel mondo del futsal, un mese. Un giocatore completo. Cioè pensa che chi dice che nel futsal sono meglio fuori. Vi ricordiamo di restare sintonizzati che usciranno video anche con altri ospiti. Alla prossima. Signori, alle prossime sfide, tanto ce ne saranno tante qua. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.